Il ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino da tempo è diventata una sede espositiva importante. Spesso nella nostra rubrica Incontri con l'Arte abbiamo proposto inaugurazioni di mostre che vi si sono tenute negli anni passati. Quest'oggi siamo nuovamente a Castelfiorentino per proporvi le immagini dell'inaugurazione della mostra personale del maestro Roberto Ciabani dal titolo Bonannos Story, che si inaugura sabato 31 marzo 2007. La mostra è promossa, come quelle che l'hanno preceduta, dall'assessorato alla cultura del comune di Castelfiorentino. Infatti, lo vedete al mio fianco, il dottor Sergio Mazzini, assessore alla cultura del comune, inaugurerà fra qualche minuto la mostra, che sarà presentata al pubblico dal professor Cristiano Mazzanti, che vedete inquadrato all'altro mio fianco. Doverosamente la parola va alle istituzioni. Sergio Mazzini. È con vero piacere che abbiamo dato lo spazio del ridotto del Teatro del Popolo per Ciabani. È un artista il cui curriculum può dirci di tutto: si è occupato di arte, di pittura, ma non solo, si è occupato di poesia, si è occupato di ricerca storica, di araldica, di medagliistica. E le sue opere sono nei maggiori musei di tutto il mondo, qui intorno possiamo vedere le cose bellissime. Noi l'abbiamo voluto in modo particolare per un motivo, perché abbiamo, prima Fabrizio ha parlato di Bonannos Story, è nato nel 1972 qui a Castelfiorentino nella Galleria Miraggio. Per la prima volta il Gattino Nero è stato presentato qui a Castelfiorentino. Dopo tanti anni lo ripresentiamo volentieri, rinnovato, rimodellato, reinterpretato. E reinserito anche in un contesto figurativo diverso da quello precedente. Infatti oggi Cristiano Mazzanti, Roberto Ciabani presenta ufficialmente in una sede istituzionale, anche se noi abbiamo avuto modo di proporre in anteprima ai nostri telespettatori le prime opere di questo nuovo ciclo pittorico di Roberto Ciabani, ma oggi ufficialmente in una sede istituzionale viene presentato questo nuovo ciclo, che ribalta anche le precedenti sperimentazioni, anche se, come diceva Sergio Mazzini, Ciabani si è sempre caratterizzato per una ricerca spasmodica, per la ricerca di nuove forme di espressione. Qui veramente rimaniamo sorpresi da tanta varietà di contenuti, di cromie, di simbolismi. Sì, e infatti questa mostra può essere un momento periodizzante, non solo sul terreno dell'arte, ma su quello della filosofia e su quello del senso della nostra vita attuale. Roberto Ciabani, attraverso la sua araldica cromatica e la sua reinterpretazione di simbologie sincretiche universali, riesce a porci domande, stimoli, soluzioni che allo spettatore saranno in grado di decodificare da questi quadri meravigliosi nella loro aggettività ieratica, ma nello stesso tempo profondi nella loro scansione filosofico-culturale. Se c'è una persona che conosce approfonditamente l'arte di Roberto Ciabani è Franco Bonelli, che fra qualche minuto avrà il compito di presentare al pubblico insieme a Cristiano Mazzanti la mostra. Infatti Franco Bonelli è stato compagno di classe al liceo artistico di Roberto Ciabani, poi le strade si sono divise, Franco è andato all'architettura, mentre Roberto, l'amico Roberto, è andato all'accademia. Però nonostante la scelta di studi diversa, la vostra amicizia e la vostra frequentazione è sempre stata assidua, quindi tu sei in grado anche di presentare ai nostri telespettatori questo nuovo ciclo. Come sei rimasto? Sorpreso, perché Roberto a qualche amico aveva anticipato i contenuti, sì, di questa mostra. Io devo dire che queste opere che lui espone qua a Castelfiorentino le avevo già viste in parte, non tutte, al suo studio. Perché devo dire che ho seguito proprio fin dall'inizio tutto il lavoro che ha fatto Roberto, le sue esperienze, la serie delle opere che lui ha portato avanti, addirittura anche da quando lui era a Amsterdam e poi a Salisburgo. E ho avuto la fortuna di vedere anche la serie di opere che lui realizzò in California quando era negli Stati Uniti, e
il monumento che fu fatto per lo scomparso presidente Kennedy, no? Lui vinse quest'opera, gli fu commissionata negli Stati Uniti. E ecco, io sono meravigliato, sono stato piacevolmente sorpreso, perché ho notato praticamente in queste opere la sintesi di tutte queste esperienze, ecco, che si è ci sia tutto il Roberto Ciabani degli anni precedenti, la cromaticità, il tipo compositivo enfatizzato, e questa secondo me rappresenta la sintesi, che è tecnica da una parte, ma arte nel vero senso della parola dall'altra, perché praticamente queste composizioni non nascono a caso. Questa è proprio, diciamo così, l'assimilazione di tutta una serie, come ho detto già, di esperienze precedenti che arrivano al loro compimento in questo momento. Ma ancora la strada è lunga, con Roberto, che qualche altra sorpresa penso ce la riserverà. Grazie. Prego. Concludiamo il nostro servizio con Roberto Ciabani. Io uso quasi sempre una frase fatta: il catalogo è un valore aggiunto di questa mostra, un piacevole valore aggiunto. In questo caso dire che è un valore aggiunto sarebbe errato, perché è fondamentale la lettura del catalogo, perché c'è un glossario all'interno, oltre alla riproduzione delle opere e alcuni saggi critici che ora ci ricorderà Roberto Ciabani, c'è un glossario indispensabile per entrare, per districarsi nel labirinto di simboli che Roberto Ciabani ha fittamente diffuso nei suoi quadri. Quindi una guida indispensabile, come andare a visitare un museo o entrare in un labirinto senza avere in mano il bandolo della matassa per poter riuscire. Direi di sì, e sono le parole più adatte a presentare questo catalogo, che più che essere il catalogo di una mostra è una guida che mi porto dietro nelle varie mostre, sia per la pittura che per la grafica. E siccome nella mia pittura ci sono dei segni ricorrenti, mi è sembrato opportuno dare una spiegazione del perché ricorrono queste cifre personali che io adopero nella pittura. E ce n'è uno che non solo ricorre, ma è presente in tutte le opere, è questo gatto nero, questo Bonanno, che ritorna a Castel Fiorentino a distanza di... Era nel 72 quando feci la 35 prima. Anni. E difatti il bello di questa mostra è che Bonanno ha esordito a Castel Fiorentino nel 72 e ritorna nel 2007. Non è invecchiato, perché il suo pelo è sempre nero come lo era 35 anni fa. Chi è Bonanno? Bonanno è un gattino che ho conosciuto tanti anni fa, e diciamo che è una delle presenze intime che fa parte di questa pittura. Diventa l'alibi per fare della pittura, diventa la scusa, diventa il leitmotiv che mi trascino dietro e che ho rivisitato con piacere. Io vorrei parlare, oltre che dei simboli, anche dell'ambientazione. È un'ambientazione che evoca i tropici, calda, mediterranea, più che mediterranea, appunto tropicale. Qui siamo proprio in un clima di distensione, di relax, però un relax che invita a riflettere, proprio grazie a questo uso dei simboli. Sì, più che una dislocazione geografica direi una dislocazione mentale. Sono ambientazioni che vengono prima sognate e poi realizzate. E da quadro a quadro ci sono differenti simboli, differenti ambientazioni. Quindi è anche un tropico cromatico, possiamo dire. Preciso, ecco, anche questa è una parola che mi piace. Allora, ti ringrazio. Parliamo dei critici veri, non di me, che ora ho avuto questa intuizione forse casuale, non voglio però ci sono all'interno, oltre a questo glossario, alla riproduzione delle opere, anche gli scritti di importanti critici. Uno ti ha seguito negli anni recenti, è Ugo Barlozzetti, che ha condiviso con te l'esperienza di docente al Liceo Artistico di Firenze. Ricordiamo anche gli altri, fra i quali c'è un nome importantissimo. Otto Iglau di Berlino, che ho conosciuto a Salisburgo, che a bontà sua ha apprezzato il mio lavoro, e Guillaume Corneille, uno dei grandi frondatori del gruppo Cobra,
e difatti questi quadri hanno le loro radici proprio nel movimento Cobra. È un Cobra naturalmente rapportato e tradotto al giorno d'oggi, però avere una presentazione di Corneille l'ho sempre valutato un grande onore. Allora Roberto, io so che tu tenevi tanto a questa mostra, sei stato in apprensione per mesi e mesi perché è il frutto di una nuova sperimentazione, ci tenevi che fosse proposta in una sede prestigiosa. Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino da anni ospita mostre di altissimo profilo, ricordiamo Ghelli, Taccini, De Luca, Talani, tanti importanti attori, Maranghi, mi sembra che è stato anche tuo allievo, mi sembra di ricordare che ha esposto qua in una sua personale. Quindi un luogo di eccellenza in Toscana, un luogo espositivo d'eccellenza, e ora c'è da aspettare il giudizio, ma ne abbiamo già sentiti molti dei tuoi ammiratori, che alcuni sono rimasti piacevolmente sorpresi, altri un po' spiazzati perché erano abituati a figurazioni diverse, però credo che questo... Sì, erano abituati a una grande figurazione, i fondi oro, i ritratti. Sì, ritratti, l'abilità pittorica, eccetera, però devo dire che non trovavo più emozionante, mentre questa è stato davvero... ringiovanito artisticamente. Assolutamente, è stata un'iniezione. Benissimo, e quindi i nostri telespettatori non possono perdere questa grande occasione che si presenta a chi conosce e anche a chi non conosce ancora la pittura di Roberto Ciabani. Bonannos Story si è inaugurata nel ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, che si trova nella centralissima piazza Gramsci, sabato 31 marzo 2007, si concluderà il 15 aprile. C'è quindi la possibilità nel periodo pasquale, per chi lo passerà a giro per le colline toscane, di venire a Castelfiorentino e visitare questa mostra, che sarà visitabile tutte le settimane dal giovedì alla domenica, mentre c'è un'apertura straordinaria nel giorno di Pasquetta, lunedì 9 aprile, dalle 17 alle 19.30. Anche negli altri giorni, cioè nei giorni giovedì, venerdì, sabato e domenica, l'orario d'apertura previsto è sempre quello già comunicato, dalle 17 alle 19.30. Vi ricordo che questo preziosissimo catalogo è stato pubblicato dalle edizioni Polistampa di Mauro Pagliai. Ha portato avanti addirittura anche da quando lui era a Amsterdam e poi alla Salisburgo, e ho avuto la fortuna di vedere anche la serie di opere che lui realizzò in California quando era negli Stati Uniti, e il monumento che fu fatto per lo scomparso presidente Kennedy, no? Lui vinse quest'opera, gli fu commissionata negli Stati Uniti. E ecco, io sono meravigliato, sono stato piacevolmente sorpreso, perché ho notato praticamente in queste opere la sintesi di tutte queste esperienze, ecco, che si è ci sia tutto il Roberto Ciabani degli anni precedenti. Sì, la cromaticità, il tipo compositivo enfatizzato, certo, e questa secondo me rappresenta la sintesi, che è tecnica da una parte, ma arte nel vero senso della parola dall'altra, perché praticamente queste composizioni non nascono a caso. Questa è proprio, diciamo così, l'assimilazione di tutta una serie, come ho detto già, di esperienze precedenti che arrivano al loro compimento in questo momento. Ma ancora la strada è lunga con Roberto, e qualche altra sorpresa penso ce la riserverà. Grazie. Prego. Concludiamo il nostro servizio con Roberto Ciabani. Io uso quasi sempre una frase fatta: il catalogo è un valore aggiunto di questa mostra, un piacevole valore aggiunto. In questo caso dire che è un valore aggiunto sarebbe errato, perché è fondamentale la lettura del catalogo, perché c'è un glossario all'interno, oltre alla riproduzione delle opere e alcuni saggi critici che ora ci ricorderà Roberto Ciabani, c'è un glossario indispensabile per entrare, per districarsi nel labirinto di simboli che Roberto Ciabani ha fittamente diffuso nei suoi quadri. Quindi una guida indispensabile, come andare a visitare un museo o entrare in un labirinto senza avere in mano il bandolo della matassa per poter riuscire.
Direi di sì, e sono le parole più adatte a presentare questo catalogo, che più che essere il catalogo di una mostra, è il catalogo, una guida che mi porto dietro nelle varie mostre, sia per la pittura che per la grafica. E siccome nella mia pittura ci sono dei segni ricorrenti, mi è sembrato opportuno dare una spiegazione del perché ricorrono queste cifre personali che io adopero nella pittura. E ce n'è uno che non solo ricorre, ma è presente in tutte le opere, è questo gatto nero, questo Bonanno, che ritorna a Castel Fiorentino a distanza di... Era nel 72 quando feci la 35 prima. Anni. E difatti il bello di questa mostra è che Bonanno ha esordito a Castel Fiorentino nel 72 e ritorna nel 2007. Non è invecchiato, perché il suo pelo è sempre nero come lo era 35 anni fa. Chi è Bonanno? Bonanno è un gattino che ho conosciuto tanti anni fa, e diciamo che è una delle presenze intime che fa parte di questa pittura. Diventa l'alibi per fare della pittura, diventa la scusa, diventa il leitmotiv che mi trascino dietro e che ho rivisitato con piacere. Io vorrei parlare, oltre che dei simboli, anche dell'ambientazione. È un'ambientazione che evoca i tropici, calda, mediterranea, più che mediterranea, appunto tropicale. Qui siamo proprio in un clima di distensione, di relax, però un relax che invita a riflettere, proprio grazie a questo uso dei simboli. Sì, più che una dislocazione geografica, direi una dislocazione mentale. Sono ambientazioni che vengono prima sognate e poi realizzate. E da quadro a quadro ci sono differenti simboli, differenti ambientazioni. Quindi è anche un tropico cromatico, possiamo dire. Preciso, ecco, anche questa è una parola che mi piace. Allora, ti ringrazio. Parliamo dei critici veri, non di me, che ora ho avuto questa intuizione forse casuale, non voglio prima. Però ci sono all'interno, oltre a questo glossario, alla riproduzione delle opere, anche gli scritti di importanti critici. Uno ti ha seguito negli anni recenti, è Ugo Barlozzetti, che ha condiviso con te l'esperienza di docente al Liceo Artistico di Firenze. Ricordiamo anche gli altri, fra i quali c'è un nome importantissimo. Otto Iglau di Berlino, che ho conosciuto a Salisburgo, che a bontà sua ha apprezzato il mio lavoro, e Guillaume Corneille, uno dei grandi fondatori del gruppo Cobra. E difatti questi quadri hanno le loro radici proprio nel movimento Cobra. È un Cobra naturalmente rapportato e tradotto al giorno d'oggi, però avere una presentazione di Corneille l'ho sempre valutato un grande onore. Allora Roberto, io so che tu tenevi tanto a questa mostra, sei stato in apprensione per mesi e mesi, perché è il frutto di una nuova sperimentazione, ci tenevi che fosse proposta in una sede prestigiosa. Il Teatro del Popolo di Castel Fiorentino da anni ospita mostre di altissimo profilo, ricordiamo Ghelli, Taccini, De Luca, Talani, tanti importanti attori, Maranghi, mi sembra che è stato anche tu allievo, mi sembra di ricordare che ha esposto qua in una sua personale. Quindi un luogo di eccellenza in Toscana, un luogo espositivo d'eccellenza, e ora c'è da aspettare il giudizio, ma ne abbiamo già sentiti molti dei tuoi ammiratori, che alcuni sono rimasti piacevolmente sorpresi, altri un po' spiazzati perché erano abituati a figurazioni diverse, però credo che questo... Sì, erano abituati a una grande figurazione, i fondi oro, i ritratti. I ritratti, l'abilità pittorica, eccetera. Però devo dire che non trovavo più emozionante, mentre questa è stato davvero ringiovanito artisticamente. Assolutamente, è stata un'iniezione. Benissimo, e quindi i nostri telespettatori non possono perdere questa grande occasione che si presenta a chi conosce e anche a chi non conosce ancora la pittura di Roberto Ciabani. Bonannos Story si è inaugurata nel ridotto del Teatro del Popolo di Castel Fiorentino, che si trova nella centralissima piazza Gramsci, sabato 31 marzo 2007, si concluderà il 15 aprile. C'è quindi la possibilità nel periodo pasquale, per chi lo passerà a giro per le colline toscane, di venire a Castel Fiorentino e visitare questa mostra, che sarà visitabile tutte le settimane dal giovedì alla domenica, mentre c'è un'apertura straordinaria nel giorno di Pasquetta, lunedì 9 aprile, dalle 17 alle 19:30.